Anche quest'anno il rito della Madonna che scappa in piazza, che si celebra la domenica di Pasqua, si svolgerà a porte chiuse nella chiesa di Santa Maria della Tomba per le vicende legate al Covid. Per il secondo anno consecutivo Sulmona ha dovuto rinunciare alla storica processione del Venerdì Santo, mentre quella della Madonna che scappa in piazza si svolgerà con le stesse modalità dello scorso anno. La manifestazione è prevista per le ore 12 e quest'anno potrà essere seguita sul web in diretta streaming. Un saluto e un augurio di Santa Pasqua a tutti voi. Stiamo attraversando una notte profonda, un'esperienza che ci coinvolge e spesso ci fa paura. Ci afferra interiormente, ci toglie la speranza. In questa notte siamo chiamati ad alzare lo sguardo e a guardare il cielo, a scoprire che nel buio della notte ci sono stelle luminose. Come recita l'antifona dei Vespri della festa di San Lorenzo, che dice: «La mia notte non ha oscurità, ma tutto nella luce diventa chiaro». In questa notte ci sono tante stelle luminose. Se restiamo a guardare la terra, tutto ci appare buio. Se invece alziamo il capo verso il cielo, vediamo la luce anche nella notte. La messa sarà celebrata nella chiesa della Madonna del Carmine dal vescovo Monsignor Michele Fusco, con i parroci Don Ramon Peralta e Don Gilberto Uscategui. Anche nella vita di tanti santi che hanno vissuto l'esperienza della notte, notte interiore, momenti terribili, non mancano mai le luci e la presenza di Dio. Carissimi, Santa Pasqua a tutti. Sappiamo che la nostra notte non ha oscurità. Dopo ogni periodo di buio nasce sempre qualcosa di nuovo. Chissà cosa dovremo aspettarci dopo questa pandemia. Allora alziamo insieme lo sguardo a scorgere le luci e nell'attesa dell'alba intoniamo insieme un unico canto. Questa notte non è più notte davanti a te. Il buio come luce risplende. Alleluia. Auguri di Santa Pasqua a tutti voi.